Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, anzi direi più correttamente in questa nuovissima serie. Io sono Manu e oggi ragazzi siamo qui con un gioco molto retro, ma vabbè, ma non sarebbe il mio canale, perché nel mio canale porto di solito molti giochi che non sono proprio usciti da poco. Ragazzi, oggi siamo qui con The Forest, gioco uscito per la prima volta nel 2014. E signori miei, adesso è uscito anche Sons of the Forest, questo lo sappiamo tutti, nel 2K23. Però, amici miei, come potete già vedere da giocatore singolo, e se vado in continua, in realtà posso già giocare. Perché? Perché io già questo gioco l'ho già, come posso dire, finito un totale di 3-4 volte, per quanto possa essere figo. Allora, io spero che voi non abbiate skippato tutto l'inizio, eccetera, eccetera. È un po' giusto un po' di cultura. Comunque, allora, ovviamente se andiamo nelle impostazioni, già tutte quelle interfacce le ho già settate bene per bene. Ovviamente stiamo giocando da PlayStation 4, mi sembra anche più che normale. Adesso, ragazzi, andremo a iniziare una nuova avventura. Ragazzi, è da tantissimo tempo che non gioco a The Forest e voglio portarvelo sul canale. Però sono un po' indeciso se farvi un video di 30, oltre i 30 minuti, oppure meno i 30 minuti. Questo staremo a vedere, raga. In caso, ragazzi, fatemelo sapere con un commento. Allora, anche se non lo farà nessuno. Comunque, signori, giocatore singolo, abbiamo la modalità normale, quella più cagata, quella più semplice. Modalità difficile, nemici più forti e sopravvivenza più difficile che mai. Sopravvivenza e nemici più forti, sopravvivenza difficoltosa. Pacifico, nessun nemico al mondo. Creativo, possiamo creare tipo la modalità creative, molto semplice. Modalità di gioco consigliata. Noi, lui ci dice di fare la normale. Potrei fare la difficile. Però, allora, vi direi la verità. Andrei con la difficile. Lo so che sicuramente non mi crederete. Andrei con la difficile, ma non lo faccio. Non lo faccio perché non ci gioco da tantissimo tempo. L'ultima volta che ci ho giocato è stato un totale di 2 anni fa. Ma iniziamo, ragazzi. Iniziamo la nostra avventura sul primo The Forest. Ragazzi, quindi questo è palese, ve lo devo per forza dire. Lasciate un bel like sotto questo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, ragazzi, restate aggiornati su questa fantastica serie. Non so quanti episodi farò, non so dove si trovano tutti gli oggetti, non mi ricordo nulla. Quindi non guarderò neanche video, o almeno per il momento, su dove trovare certe cose. Comunque, iniziamo. Allora ragazzi, al solito siamo sopra un aereo, ovviamente noi possiamo anche modificare la visuale, possiamo girare, vabbè. Abbiamo qui, che cos'è questo? Un libretto? Per Timmy. Un libretto di sopravvivenza. Abbiamo avuto un problema? La valvola dell'aereo. Ah, merda! Tranquillo, figlio! Tieniti forte! Stiamo atterrando, mi preoccupate. Aiuto! Siamo tornati a casa, vero? Merda! No! Mio figlio ha sbattuto la testa! Oddio! No! Oddio, disastro totale. Scusi, lei chi è? Allora, no. Come si permette a toccare mio figlio? No. No. Pezzo di merda. Allora, ragazzi, parlerò un po' anche con la voce un po' più cupa, così. Anche perché sarebbe figo. Ragazzi, guardatevi questi video di solito mentre durante la sera, prima di andare a letto. Vabbè, raga. Allora, vabbè, parte le cazzate, livello di energia basso, mangia qualcosa oppure riposati. Hai fame, trova qualcosa da mangiare. Signori miei, ecco, adesso siamo qui e iniziamo la nostra avventura su The Forest. Allora, ragazzi, ci siamo appena schiantati. Questo è il mio sedile col mio mangiare, quindi mangiamo quello che mi avevano dato. Mangiamo anche quello degli altri perché non abbiamo i soldi per comprare altre cose. Ok, perfetto.
Queste sono le medicine. Ok, me l'ha presa automatico. Puoi utilizzare l'ascia per battere gli alberi o smembrare i tuoi nemici. Ok, salve signorina dell'aereo. Lei proprio non è che abbia fatto una bella fine. Ah, comunque, vi insegno una cosa, ragazzi. Se fate questo, allora ragazzi, spero che voi non dite: oh mio Dio, la salsa rossa. Raga, va, per favore. Ecco, se date un po' di colpi alla bella donna, possiamo ottenere i suoi vestiti. Ed ecco qui il completo. Ecco, adesso ragazzi siamo diventati con la gonna e giocheremo così. Sì, grazie, lei è veramente una brava signora. Comunque, allora, a parte questo, allora, giriamo un po'. Qui abbiamo una soda. Con touchpad posso aprire l'inventario. Per bere devo fare il tasto questo qua, L2, perfetto. Allora, raga, non mi ricordo manco come si gioca, quindi fatemi un attimo sperimentare. Allora, vediamo un po'. Il cesso, c'è qualcosa di cesso? Ok, un alcolico raccolto. Ma cos'è questo? Nuova voce aggiunta alla lista delle cose da fare. Cos'è? Questo cos'è? Foto di Timmy. Mio figlio! Quel pezzo di merda ha rubato mio figlio e noi non lo permetteremo. Allora, comunque, lista delle cose da fare, non la guarderemo mai, ve lo dico già da adesso. Comunque, qui abbiamo il nostro menu per creare le cose. Quindi abbiamo, raga, il fuoco, i rifugi, il cibo, i rifugi dove possiamo dormire e salvare le partite. Il cibo, il magazzino, come possiamo sistemare le cose. Abbiamo un bel po' di cose. Personalizzazione, e quindi per modellare il nostro villaggio, se un giorno ne faremo uno. Strutture elevate, bla 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 bla, arredi, un bel po' di cose, anche delle trappole, trappole ovviamente per la sopravvivenza, anche per difenderci. Poi abbiamo anche delle barche, non lo so se farò mai una barca o almeno una costruzione in acqua, cioè acquatica, vabbè raga, non lo so. E poi abbiamo dei segnali. Ok ragazzi, scusate se mi sentite così, però ho appena finito di farmi la barba e quindi mi esce un po' di sangue dal muso. Comunque, segnali SOS, vabbè, la trova Timmy, stabilisci il campo, non mi interessa. Vabbè, cazzate, cazzate, non c'è bisogno che andiamo a vedere perché vi dico tutte cose io. Allora, che devo fare? Ok, allora questo lo mangiamo. Ok, di essere qui abbiamo finito. Ok, allora iniziamo subito. Allora, siamo qui all'aereo, scusi, lei sta qui, mi raccomando, mi faccia compagnia. Allora, oh, siamo ritornati su The Forest. Allora, amici miei, raccogliamo, con X ovviamente possiamo raccogliere tutti gli oggetti che possiamo. Apriamo le valigie, raga, aprite le valigie e spaccate anche i PC, perché ci danno i circuiti stampati. I circuiti stampati sono molto utili per craftare soprattutto le bombe, quelle là belle potenti, non lo so. Va bene, a parte questo, allora vediamo un po'. Mi metto a cercare. Allora, ragazzi, se lootate le valigie già a inizio game, potete stare be belle che tranquilli. Perché già le valigie ci danno un bel po' di materiali. Infatti, se apriamo il nostro inventario, già abbiamo un bel po' di cose. Cioè, si vede. Oddio, non dovevo farlo perché aveva forse i fiori. Ah, no, pensavo avesse le bacche. Vabbè, già non posso portare più le rocce. Ah, raga, infatti ci sono anche poi i potenziamenti, come si chiamano, gli ampliamenti, non lo so come si dice. Beh, per portare più roba c'è anche la faretra per le frecce, raga, vabbè. È stile sopravvivenza. Oh, il mio PC. Ok, spacchiamo. Allora, raga, vediamo. Ma è normale che spawniamo qui? Allora, raga, non so. Perché non dovrei avere la map per regolarmi bene dove siamo. Però la mappa si trova in un posto delle caverne. Prima che la troviamo, non lo so quanto tempo passerà. Comunque, allora, raga, la stoffa è utile. Queste sono bacche a cazzo. Mangiamo lo stesso. Perfetto, fanno bene. Allora, questo che cos'è? Un completo? Ma no, che cos'è? Non avevo visto, questo è completo da... Ah, no, qua è jeans, blue shirt, grigia. Ok, niente di particolare. Questo che cosa ci offre la casa? Allora, vediamo un po' che cosa ci offre. Dice... Ok, no, è questa. T-shirt, pink jeans, khaki. No, io voglio mettermi l'uniforme della signora. Ok, perfetto. Allora, così siamo una bella ragazza. Allora,
Vediamo un po'. Ah, ragazzi, io vi consiglio, quando iniziate The Forest, adesso non è che voglio farvi un tutorial, voi dovete rispettare ciò che faccio io. Io vi do i consigli principali, no? Non si sa mai, c'è qualcuno di voi che non ci ha mai giocato a questo gioco. Può essere, no? Comunque vi ho trovato anche delle batterie. Batterie molto importanti, soprattutto per ricaricare la torcia, perché in questo gioco esiste anche una torcia che si può trovare. Comunque iniziamo subito, raga. Iniziamo subito, abbattiamo un po' di alberi. Allora, vediamo un po'. Non è come il nuovo The Forest, cioè non è semplice abbattere gli alberi. Allora, vediamo, perché qua dobbiamo trovare la giusta angolazione. Bla 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 bla. Ok, va bene. Allora, E1 e 2 e UL. Perfetto. Allora, ragazzi, dopo che abbiamo preso un po' di cazzate, di tronchi, eccetera, eccetera, prima di continuare, io direi di esplorare sto villaggio. Le taniche, taniche di carburante sono molto utili per, se non vado errato, questa è una nuova ricetta scoperta, nuova pianta, vabbè. Se non vado errato, dovrebbe essere utile per la motosega. Motosega che si trova in una caverna vicino a un fiume, questo me lo ricordo. Allora, credo che questo sia un accampamento indigeno. Io cerco di non perdermi perché voglio rimanere nell'aereo. Un altro consiglio che vi do: quando spawnate, non lo so dove spawnate, non so manco se gli spawn sono casuali, restate sempre vicino all'aereo, perché dopo un giorno, qualunque cosa sia, ragazzi, se notate a volte che la mia visuale si alza, come ci si shifta? Ok. Ferma. Vaffanculo. Se state qui, poi le valigie e tutte le altre cose, raga, respawnano. Quindi cibo infinito, stoffa infinita, medicine infinite, raga, fidatevi, fatelo, fatelo, fatelo. Infatti possiamo lottare un casino di roba, un casino di roba. Comunque, allora vediamo, esploriamo un po'. Cos'è? Uno di 43. Cos'è? Ah, i passeggeri! Vabbè, non li troveremo mai tutti, però vabbè. Queste casse, queste scatole, chiamiamole così, sono utili perché danno sempre, ricordatevelo, quindi fun drink. Questa. Allora, mi scusi, eh? Aspetti, stavo per dire che danno sempre roba da bere. Allora. Ehi, ehi! Allora, ragazzi, calmiamoci. Che cos'è? Che cos'è? Che insulti il tuo amico? Combatti con me, uomo! Hai paura di uno con la gonna? Scappa, bravo, bravo, Allora, attenzione, raga, non facciamo troppo i prepotenti, anche qui questi generalmente perché sono in due, se si vantano. Sì. Vai, vai. Vai, 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 forza. Sì, ti aspetto. Dai, 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 dai. Eccola, perfetto. Sì. Attaccami il tuo compagno, forza. Hai paura di uno con la gonna? Certo, vieni qua. Perfetto, uno, due e tre, perfetto. Allora, adesso penso al tuo compagno. Dov'è, eh? Sei scappato, eh? Hai paura di uno con la gonna come me? Allora, ragazzi, la corda raccoglietela sempre, perché è utilissima. Salve! Allora, non posso portare già più niente. Però, dettagli. Allora, vediamo un po'. Già direi di curarci. Perfetto. Allora, mi scusi, lei ha fatto veramente il carino e coccoloso. Quindi, ragazzi, iniziamo subito. Allora, facciamo un campfire. Direi di fare un campfire super semplice, super semplice. Quindi iniziamo proprio da questo. Perché facciamo sto campfire? Iniziamo subito a farlo perché con il nostro compagno che è qui. Affanculo. Ragazzi, scusate, spero che non vi siate arrabbiati per il piccione. Allora, no, era giusto per raccogliere un po' di piume. Cavolate. Ti ho visto, eh? Hai visto cosa sto facendo al tuo ragazzo? Eh? Vai, combatti, uomo. Combatti. E chi è? Oh, che hanno fatto questi scuola di Kung Fu? Oh, vieni qua, vieni qua. Boom, ok. Sì, vai, vai. Vai, vai.
Ok, aspettate raga, di solito c'è una cosa molto particolare, perché se voi mi mettete qui, vai vai, attaccami, attaccami, forza. Raga, loro sono scemi, vi dico questo. Non tanto scemi, forse. Oh, vieni qua, vieni qua. La Madonna, ma che cosa hai fatto? Con chi è il tuo maestro che ti ha allenato a schivare tutte queste cose? Ah, vieni qua, merda. Uno e due. Ok. E adesso stai a terra. 3, 2, 1, KO. Perfetto. Ok, scusi, ah, lei pure qua. Allora, no, qua non ci siamo, eh. Non è perché ho la gonna. Mi sembra che sono una ragazza. Mi raccomando, boom. Ecco, in silenzio. Perfetto, signori. Allora, perché dobbiamo cuocere e mettere sul fuoco, vabbè, i nostri amici che ci danno le ossa? E io comincio già da adesso. Comincio. Sì, sono fatto di sangue. Vabbè, raga, è normale. Aia. No. Aia. Aia. Mannaggia. Ah. Vabbè, fa culo. Pazienza, pazienza. Curiamoci. Perfetto. Ecco, tutto. Problema risolto. La Madonna, ragazzi. Cioè, sto iniziando adesso a giocare. Chi siete? La Madonna. Già gli ospiti ci sono. Dove hai portato Timmy? Eh? Dov'è il tuo capo? Fammi parlare con il tuo capo. Allora, ragazzi, spero che. Allora, non ci siamo, eh? Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Vieni qua. Perfetto. Perfetto, perfetto. Eccomi qua. Boom. Ok, i denti, raga, sono utili per quanto possano sembrare inutili. In realtà sono molto utili. Cogliamo tutte le ossa sono utili già da 3 ore che ve lo sto dicendo per fare l'armatura. E voglio già iniziare, già all'inizio del gioco, a farmi armature, perché questi vengono all'infinito. Ecco, tu che hai fatto a questo passeggero, adesso lo farò io a te. Molto bene, allora procediamo. Ragazzi, ovviamente iniziamo subito a craftare. Allora, no, non volevo prenderlo. Allora, per metterlo, dobbiamo metterlo così. Dobbiamo utilizzare la stoffa. E già l'abbiamo creata, quindi mettiamo, se non sbaglio sono 6 pezzi di ossa. Creiamo ancora. Ok. Prendiamo un po' altri bones. Quanto sono? Non lo so, non mi interessa, non conto. Vediamo se la posso craftare. No, perché mi manca un osso. Non è vero, ne mancano due. Allora, dai. Aspettiamo i nostri amici. Aspettiamo i nostri amici, raga. Ok, nel frattempo, raga, le scorte. Ricoperto di sangue. Cerco di per evitare gli infetti. Ma io posso aprire? Ok, perfetto, posso. Ok, c'ho un osso in mano. Ok, allora, signori. Perfetto, ne abbiamo 10. Se non sbaglio, ne servono 6. Ok, perfetto. Iniziamo subito. Perfetto, già ho 3 pezzi. Cominciamo a essere. Bene per bene, sì, sento le mosche. Questo perché? Perché sono fatto di sangue. Ok. Ha finito? Ah, e well. Perfetto. Allora, signori miei. Vediamo un po'. Direi di iniziare così, all'inizio di questa serie. Anche in caso affrontiamo la notte e poi basta. Perfetto, ragazzi. Come potete vedere, già abbiamo un totale di 3 più 2, 5 pezzi di armatura, molto bene. Allora, come potete vedere, qui c'è un bel signore. Oh, grazie per la sua palla da tennis. No, ragazzi, mamma. Aspetta. Pronto? Pronto? Vai. Cosa è successo, ragazzi? Avete visto? Come what the fuck? Ragazzi, non so se avete visto. Ha fatto volare la pallina. LOL, 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 LOL. Ok, le taniche già sono respawnate. Come potete vedere, restate sempre in questi accampamenti. Anche perché è utile, raga, molto utile. Già mi sono perso l'aereo. Non è vero, eccolo qua. Allora, ragazzi, io per questo episodio avrei delle quest da fare. Innanzitutto, saltiamo. Alta, e well. Allora, salve, lei è di nuovo qui. Va bene. Allora, direi di iniziare brevemente a mangiare qualcosina oppure potenziarci l'arscia. Ma per potenziare l'arscia ci servirà anche la linfa degli alberi, che si ottiene ovviamente tagliando gli alberi. Ok, con questo aumentiamo un po' il danno, ma diminuiamo
la velocità della nostra ascia. Vabbè, ci può anche stare, ah, ragazzi. Ci può anche stare. Comunque, iniziamo subito. Direi di fare un campfire. Quindi faremo un campfire qui. Molto bene. Iniziamo già subito. Tanto abbiamo un botto. Vieni qua. No! No, vabbè, un giorno ti avrò, non ti preoccupare. Tempo al tempo. Allora, ok. Oh, vedete, raga, facendo più danno. Adesso posso raccogliere in modo fast gli stick. Allora, il nostro campfire dov'è? Dove lo stiamo montando? Ah, eccolo qua. Perfetto. E già è pronto. Adesso, quindi, dopo aver un campfire bene per bene, facciamo un rifugio. Facciamo un rifugio classico, raga. Iniziamo con questo, ragazzi. Iniziamo con questo. Quindi direi di fare una cosa del genere. Tutto bene. Iniziamo anche a metterli. Molto bene. Mannaggia, raga, non ci arrivavo. Ok. Ah! Guardate come scappano. Allora, mettiamo. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo un po'. Mi metto a prendere i materiali, ragazzi. Ok, signori miei, ho quasi finito e sta arrivando notte. Quindi, ok, siamo pronti. Molto bene. Ok, ragazzi, abbiamo finito il nostro rifugio. Eccolo qui, bello pronto. Manca solo uno stick. E voilà. Perfetto. Ok, non posso dormire. Manca poco, anche perché, vabbè, raga, non è ancora neanche notte. Non è neanche notte, quindi approfittiamocene e diamo l'ultimo sguardo, l'ultima occhiatina qui al mini accampamento, chiamiamolo così, perché da quanto so, barra a quanto ricordo, mamma mia quante valigie, a quanto ricordo possiamo trovare oh no, ah vabbè sì, sono i loro accampamenti, ah, mi sembra anche più che giusto. Comunque per il momento vorrei evitarli. Allora, fermi. Ragazzi, giocheremo dopo insieme, non vi preoccupate. Allora, a quanto so, dovrebbero anche esserci dei posti che ci danno l'opportunità di mettere una bomba e in questa bomba possiamo trovare altri passeggeri. Abbiamo anche l'opportunità di trovare dei parti della pistola. Scusate, io mi metto a parlare di altre cose, trovo altre cose e mi distrago. Allora, perdo il filo. Allora, qui non c'è niente, va bene. Oh, raga, vedete, queste scatole sono utilissime, perché queste scatole danno 100%, quindi i nostri pacchi di Amazon danno al 100% dei circuiti, e queste dovrebbero dare dei bengala. Quindi queste gialle danno sempre dei bengala utilissime, molto utili, ci sta. Allora, raga, io spero che voi vediate qualcosa. In caso, adesso andiamo subito ad accendere un campfire. Dinamite! Ecco, raga, utilissimo. Già, raga, al primo episodio abbiamo trovato veramente tantissima roba. Veramente tantissima. Allora, io non so letteralmente a quanti minuti siamo del video, però come al solito non vorrei che siano né troppo brevi né troppo lunghi. Quindi, ragazzi, io direi che già per questo video già può anche finire qui. Adesso andiamo a dormire. È un orologio da polso utile per craftare determinate cose. Io direi che per oggi abbiamo anche finito qui. Abbiamo anche un laghetto dove possiamo bere. Adesso, ragazzi, andiamo a salvare la nostra partita. Aia, ci ha fatto il male. Andiamo a salvare la nostra partita e direi che ci possiamo salutare anche qui. Ok, comunque abbiamo esplorato tutto l'accampamento. Queste bacche non dovrebbero fare del male. Molto bene, molto bene. Ok, allora so che non vedete niente, lo so, avete ragione. E anche notte. Lì c'è la zona delle montagne, va benissimo. Ok, basta che io me ne sto qui. Bello, accanto al mio aereo, accanto alla mia dama lì. Sono a posto. Allora, non posso ancora dormire. Quanto ci vuole? Vabbè. Ok, allora non lo so se salvando. Salvandosi, aspetta, queste sono altri miei aggiornamenti, l'altro mia, l'altra mia serie, raga, l'altro mio mondo. Vabbè, quindi abbiamo salvato il gioco, perfetto.
Infatti ero giorno 34, una roba del genere, cioè, ci ho giocato un bel po', ci ho giocato un bel po'. Allora, ricoperto di sangue, oh, non mi posso bagnare, che ci posso fare? Allora, pum, niente. Bravo, pum, ok, raccogliamo le piume perché sono utilissime, e voilà, dormiamo, buonanotte a tutti signori miei, il primo giorno di The Forest è passato. Ogni volta che vi alzerete, vi risveglierete, ovunque posto siate. Ok, non sono respawnate le valigie, vabbè, penso che ci dobbiamo allontanare un po' per fare che si resettino. Noi accendiamo il nostro campfire, che poi ora che ci penso potrei rimanere con l'accendino, vedete? Eccolo qua. Allora, raccogliamo un sacco di cose. Queste sono utilissime. Io voglio questa. Ok. Benissimo, signori. Io spero che il video vi sia piaciuto. È stato così, mi raccomando, lasciate un bel pollicione lì in su. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E noi ci becchiamo al prossimo video, dove inizieremo, non lo so, a esplorare un bel po' la nostra foresta. Ok, in caso ragazzi anche mi dedicherò a buildare qualcosa di particolare, vedremo un po'. Che bello, c'è un coniglietto. Allora, ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo alla prossima. Con il vostro nome di quartiere come al solito è tutto. Bella.